San Giorgio a cavallo con una lancia in mano che uccide il drago e il suo stemma, cioè la croce rossa in campo bianco, sono due figure molto conosciute a Genova, tanto che il celebre santo è anche il simbolo della città. La Leggenda Aurea è una raccolta medievale di biografie, composta in latino da Jacopo da Varazze o da Varagine, che era un frate domenicano, vescovo di Genova. Quest'opera, compilata a partire circa dall'anno 1260, ancora oggi, costituisce un riferimento indispensabile per interpretare la simbologia e l'iconografia inserite in opere a contenuto religioso. E questa è la leggenda. Si narra che in una città chiamata Silena, in Libia, vi fosse uno stagno così grande da poter nascondere un drago che, avvicinandosi alla città, uccideva con il fiato tutte le persone che incontrava. Gli abitanti, per placarlo, gli offrivano due pecore al giorno, ma quando queste cominciarono a scarseggiare, furono costrette a offrirgli una pecora, ma anche un giovane tirato a sorte. Un giorno fu estratta la giovane figlia del re. Il re, terrorizzato, offrì tutto il suo patrimonio e metà del suo regno per salvare la vita. Ma la popolazione si ribellò, avendo visto morire troppi suoi figli. Dopo 8 giorni di tentativi, il re alla fine dovette cedere. E la giovane si avviò verso il lago per essere offerta al drago. In quel momento passò di lì il giovane cavaliere Giorgio, il quale, saputo dell'imminente sacrificio, disse alla principessa di non aver paura, che l'avrebbe aiutata nel nome di Cristo. Quando il drago si avvicinò, Giorgio salì a cavallo e, protettosi con la croce, raccomandandosi al Signore, con grande audacia affrontò il drago che gli veniva incontro, ferendolo gravemente con la lancia e gettandolo a terra. Disse quindi alla ragazza di avvolgere la sua cintura al collo del drago, il quale prese a seguirla docilmente verso la città. Gli abitanti erano atterriti e increduli nel vedere il drago avvicinarsi, ma Giorgio li tranquillizzò, dicendo loro di non aver paura, perché il Dio mi ha mandato a voi per liberarvi dal drago. Se abbraccerete la fede in Cristo, riceverete il battesimo e io ucciderò il mostro. Allora il re e la popolazione si convertirono. Il cavaliere uccise il drago e lo fece portare fuori dalla città, trascinato da 4 paia di buoi. Nel Medioevo, la lotta di San Giorgio contro il drago divenne il simbolo della lotta del bene contro il male e per questo il mondo della cavalleria vi vide incarnati i suoi ideali. La leggenda del soldato vincitore del drago contribuì al diffondersi del suo culto, che divenne popolarissimo sia in Occidente che in tutto l'Oriente bizantino. Camminando nei vicoli, se alzi lo sguardo, puoi notare che sopra ad alcuni portali ci sono delle lastre di pietra rettangolari, si chiamano formelle sovrapporta, alcune delle quali rappresentano proprio la scena di San Giorgio che uccide il drago. La funzione di queste decorazioni è quella di proteggere la casa e la famiglia, e sottolinearne anche il rango nobiliare, attraverso la ricchezza iconografica e la fama degli artisti chiamati a decorare l'ingresso dell'abitazione, come la famiglia di artisti dei Gagini, di provenienza lombarda, che operò a Genova tra il XV e i primi del XVI secolo. Assegnando un colore ai diversi elementi costitutivi, si possono analizzare le varie formelle, dalle più semplici alle più complesse.
La rappresentazione, all'inizio molto semplice, con solo due o tre figure, cioè San Giorgio a cavallo, il drago e la principessa, nel corso del tempo diventa più complessa, più articolata e plastica. Qui invece puoi osservare la postura delle diverse figure messe a confronto e attraverso queste immaginare l'atteggiamento e le emozioni dei personaggi, per esempio di fronte al pericolo, ovvero la paura, il coraggio, fierezza, preghiera. Alle figure principali se ne aggiungono altre, come gli astanti, cioè degli osservatori, dei soldati, pastori e altri elementi come stemmi e alcuni cenni di paesaggio. Ora ti presento una possibile operatività nella quale si sono cimentati i ragazzi. Suddividi su un lucido sovrapposto all'immagine fotografica i diversi livelli di profondità del rilievo, cioè dalle figure più vicine, quindi più sporgenti, via via fino a quelle nello sfondo. Poi prendi una lastra di polistirolo di pochi millimetri di spessore che ti servirà di base sulla quale incollerai l'immagine fotografica completa della formella e via via applicherai su di essa, incollandole al loro posto, le diverse parti e figure con spessori differenziati che avrai ritagliato sempre nel polistirolo e sulle quali avrai incollato la relativa immagine fotografica. In questo modo puoi ricomporre la formella, ma questa volta come un vero bassorilievo. Ogni nuova vita richiede la perdita di una vita. L'equilibrio del mondo deve essere mantenuto. Siete disposti ad accettare questo rischio? Io sono pronta a morire, pur di sentire la vita crescere dentro di me. Un drago marino, estraetegli il cuore, rimarrà gravida. Approfondimento sull'iconografia del drago, che se per l'Occidente è simbolo del male, nella cultura orientale invece ha una duplice valenza ed è quindi anche simbolo di trasformazione e di rinascita. Ora, se vuoi, puoi cimentarti a realizzare tu stesso un drago articolato e mobile con il quale costruire una scenografia con un po' di fantasia, provando, per esempio, a farlo muovere su sfondi e paesaggi diversi. Per costruire un drago, scegli la sagoma di una testa di drago tra quelle proposte. Poi stampala oppure copiala su cartoncino o su foglio da disegno.
e ritagliala molto accuratamente. Fai altrettanto con una coda a scelta. Colora con pastelli a olio, possibilmente, o con tempere, le sagome di testa e coda da entrambi i lati. Prepara una striscia di cartoncino colorato che piegherai a fisarmonica. Collega testa e coda con la pinzatrice, non direttamente, ma inserendo tra l'una e l'altra la striscia fisarmonica, avendo cura di inserire anche su un lato e sull'altro due cannucce o due stecchi lunghi che ti servano per far muovere testa e coda.